Direttore Mandia, facciamo un po' di chiarezza su quello che è il futuro del reparto più chiacchierato del momento qui a Polla. Stiamo parlando ovviamente di oculistica, in particolare per quello che riguarda le attrezzature a laser. Che cosa succede? E succede che è arrivato, la delibera è stata già fatta, un laser ad eccimeri, per cui si tornerà a fare la chirurgia della miopia. E in quest'ambito Polla sarà centro di riferimento regionale. È chiaro che se un utente viene qui per fare un intervento ai fini meramente estetici perché non sopporta gli occhiali, è una compartecipazione alla spesa, sia pur minima, con 270 euro ci deve essere, ma è chiaro che se il laser dovesse essere utilizzato per patologie che rientrano nei livelli essenziali di assistenza, non ci sarà nessuna compartecipazione. Per quanto riguarda l'altro laser, si tratta di un laser a femtosecondi, che sarebbe stato l'unico laser in Italia meridionale, che serve per la chirurgia della cataratta e della cornea, che intanto a Polla già si fanno e si fanno anche bene. Sarebbe stata un'evoluzione tecnologica importante. Non è stato possibile per l'ASL Salerno acquistarlo perché alla gara si è presentata un'unica ditta che aveva un apparecchio che però non era corrispondente in chiave tecnica alle caratteristiche richieste. Il declassamento se ne parla tanto in questo periodo, da unità operativa complessa, che cosa comporta dal punto di vista proprio pratico lo spostamento del primario? Comporta il fatto che quest'anno, per quanto riguarda l'oculistica, questa direzione ha investito 1 milione d'euro per quanto riguarda le attrezzature. Se questo fosse il declassamento, io me lo augurerei per l'oculistica ogni anno. Di fatto comporta che invece di starci un primario, che per la verità in questo momento già è abbastanza part-time, perché a Polla all'incirca viene 2 volte alla settimana, ci sarà un direttore di struttura dipartimentale, se questo dovesse essere. Quindi i posti letto rimarranno gli stessi, le attività aumenteranno. Io non credo che per l'utenza possa cambiare granché. Per quanto riguarda poi l'attribuibile e l'attribuito alla unità di oculistica, questo dipenderà per la verità anche un po' dalla direzione del presidio di Polla, e non c'è nessuna intenzione di mortificare queste attività. Anzi, l'attenzione e lo sforzo è quello appunto di cercare di amplificare queste attività per rendere l'ospedale di Polla attrattivo in ambito regionale. È soddisfatto dell'atto aziendale nella sua versione finale? Assolutamente sì, per quello che mi riguarda, perché questo era un ospedale che 2 anni fa era in grosse difficoltà. C'era un reparto chiuso ed altri 3 che stavano per chiudere. Oggi non solo Polla, che a mio avviso è una risorsa fondamentale per un territorio intero, è in piedi, ma comincia a muoversi qualcosa in chiave positiva. Ecco, l'arrivo di queste attrezzature, mi auguro solo che al più presto possano arrivare dei dirigenti medici che sono sicuramente utili per cominciare a programmare risposte in chiave sanitaria moderne ed efficaci. Ci sono anche dei lavori che attendono di essere compiuti adeguamente a normative nuove, o per esempio se parliamo dei nuovi 20 posti letto che dovranno essere destinati alla riabilitazione. Più che dei 20 posti letto da destinare alla riabilitazione, che comunque restano quello che le dice, qualcosa da organizzare, io mi preoccuperei di organizzare un'emergenza vera, perché bisogna correlare le attività in maniera tale da avere condizioni di assistenza che siano omologabili a tutto quello che è il territorio regionale perlomeno. Mi spiego meglio: bisogna reintegrare l'organico di pronto soccorso affinché sia possibile emanare procedure e protocolli uguali per tutti, a garanzia della salute di tutti, dare attenzione alla cardiologia, alla pediatria. Di lavoro ce n'è tanto da fare, perché sicuramente la situazione che gestiamo è una situazione figlia di anni di difficoltà. Il fatto vero è che finalmente c'è un'inversione di marcia. Quanti medici mancano in questa struttura? Ne mancano parecchi. Definire il numero preciso significherebbe definire le attività. È ovvio che noi andiamo avanti grazie anche a una serie di meccanismi. Qualche giorno fa la direzione generale, che è molto vicina al presidio ospedaliero di Polla, ha firmato una convenzione con l'ASL Caserta per i cardiologi. Il problema non è parlare di unità e di medici che mancano, il problema è parlare di attività. Noi abbiamo bisogno di medici di ruolo per sapere
su chi contare per fare un'ecocardiografia, su chi contare per quanto riguarda l'elettrofisiologia e quindi le aritmie, su chi contare per quanto riguarda la cardiopatia ischemica. Per assistere la gente abbiamo bisogno di definire attività e quindi non di unità mediche in senso astratto, abbiamo bisogno di personale con cui programmare.